Buongiorno a tutti, diciamo, questa presentazione è stata impostata come contributo alla conoscenza, un po' diciamo quello di cui si era parlato anche ieri, quindi sulla quella che è l'esperienza dell'Istituto sulla, diciamo, sulle aree marino-costiere prospicienti siti inquinati, quindi come in qualche modo diciamo, le attività antropiche insistono sull'area marina. E in particolare diciamo, abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sulla rada di Augusta, e non tanto per i risultati ma quanto per diciamo, la varietà di indagini che si sono succedute nel tempo e sul quali praticamente come istituto, diciamo, che come istituto abbiamo seguito. Un breve riepilogo, probabilmente lo sapete tutti quanti, la rada di Augusta rientra nel ben più esteso sito di interesse nazionale di Priolo Gargallo, che si trova sulla costa orientale della Sicilia. È un'area prevalentemente portuale sulla quale insistono diverse attività e che per questo diciamo, è rientrata nella normativa sui siti contaminati, quindi è stata soggetta a caratterizzazione, e su quella come istituto diciamo, abbiamo approfondito alcuni aspetti anche alla luce dei risultati emersi. Quali diciamo, sono le principali pressioni che insistono sull'area e che in qualche modo ne possono determinare una variazione in termini di qualità? Sono sicuramente impianti chimici e petrolchimici che esistono diciamo, dagli anni 50 e che continuano ad essere attivi tuttora, centrali elettriche, piuttosto c'è un'importante base militare, addirittura una base NATO, nel settore settentrionale abbiamo un porto commerciale. E in passato è attualmente chiusa e c'era un impianto clorosoda a celle di mercurio e diciamo, la chiusura negli anni 60 di questa area marina con delle dighe foranee ne ha chiaramente determinato ulteriori modifiche da un punto di vista diciamo, ambientale con successivamente anche tutta una serie di dragaggi realizzati proprio per diciamo, agevolare l'accesso di tipologie diverse di navi con batimetrie differenti. Le indagini che si sono succedute nell'area sono tante, sono estremamente diversificate e ci hanno diciamo, sempre trovato l'istituto coinvolto a titoli differenti. Le prime, diciamo, quelle più importanti, sono quelle che derivano da normative nazionali, sostanzialmente si tratta di attuazione di piani di caratterizzazione sia dal punto di vista diciamo, a titolo pubblico che da parte di privati e sul quale l'istituto diciamo, è stato chiamato in termini di supervisione o supporto tecnico, approfondimenti scientifici realizzati dall'istituto stesso proprio per, alla luce dei risultati che vedremo essere diciamo, denotare delle caratteristiche particolari per quest'area, quindi era per comprendere meglio alcuni risultati e in casi specifici legati a richieste dell'autorità giudiziaria proprio in seguito ad alcuni eventi verificatisi. Quella più consistente è sicuramente la parte di caratterizzazione, quella che vedete nella carta sono quelle palline bianche, sono tutti i punti di campionamento, carotaggi prevalentemente. E vista diciamo, la complessità dell'area è stata diciamo, eseguita in tempi differenti più o meno tra il gennaio del 2005 e il marzo del giugno e luglio del 2006, cui si sono aggiunte integrazioni di caratterizzazioni di dettaglio eseguite da società private che hanno attività che insistono nell'area. Tipologia di indagine, oltre diciamo, ai carotaggi che già vedete, sono state affiancate da indagini batimetriche geofisiche per avere chiaramente una conoscenza più dettagliata dell'area marina che si stava studiando e lo studio degli organismi marini in termini di valutazione di eventuale biaccumulo degli inquinanti ritrovati nella catena trofica. I parametri ricercati sono quelli che forse più o meno conoscete tutti, quindi sono sicuramente le caratteristiche tessiturali importanti per cercare poi di collegarli a un livello di concentrazione di elementi nei sedimenti, chiaramente metalli, tutti diciamo, i parametri standard più quei parametri che in qualche modo sono indicativi della tipologia di attività che si svolgono nell'area. A cui sono stati aggiunti chiaramente test ecotossicologici per cercare di capire la risposta sull'ambiente acquatico. Gli approfondimenti scientifici invece
cosa hanno riguardato e diciamo su quali noi ci siamo diciamo impegnati particolarmente proprio per avere una comprensione maggiore, perché la caratterizzazione diciamo da piano di caratterizzazione era funzionale a una successiva poi gestione di questi sedimenti. Quello che invece ci interessava realmente capire era proprio come diciamo evolvevano le caratteristiche sedimentologiche e di contaminanti o comunque di parametri analitici presenti nei sedimenti stessi in diciamo lungo la verticale del sedimento, cercare di capire quali potessero essere gli effetti ambientali, quindi diciamo è qualche anno che come istituto stiamo diciamo applicando degli indicatori ambientali che diano delle risposte un pochino più veloci rispetto a una caratterizzazione classica e di screening rispetto a quella che può essere un potenziale effetto sull'ambiente marino attraverso usando i foraminiferi bentonici e con lo studio del biomarker. Un'ultima cosa che comunque per noi era diciamo importante proprio in considerazione delle numerose attività di dragaggio, delle numerose opere infrastrutturali presenti nell'area, era quella di avere un'idea diciamo attuale della modellazione della circolazione interna per cercare di capire diciamo come si muove diciamo proprio il comparto acqua e come questo interagisce con i sedimenti. Per ultimo, diciamo, indagini giudiziarie hanno coinvolto diciamo, l'istituto tramite alcuni ricercatori e quindi era diciamo, richieste specifiche che però hanno aiutato ad approfondire alcuni aspetti come per esempio diciamo, la biodisponibilità reale e di contaminanti presenti sia nei sedimenti attraverso il passaggio degli stessi nella catena trofica o capire come si era distribuita la contaminazione storica nel tempo. Quello che cerco di fare adesso abbastanza velocemente, perché immaginate che dietro ognuna di queste carte c'è un database georeferenziato di moltissimi dati che diciamo possono essere poi di aiuto a creare carte tematiche, quindi a ragionare in termini di quello che ci può essere. Questi sono è una breve sintesi dei risultati che abbiamo sulla rada di Augusta, che chiaramente sono di diciamo a disposizione del sistema paese, degli enti territoriali, di chiunque ha bisogno di fare delle pianificazioni. Quindi c'è stato sicuramente un aspetto, uno studio di dettaglio sulle caratteristiche batimetriche e morfologiche, principalmente finalizzate anche a cercare di capire quelle che potevano essere zone di risospensione legate alla stessa movimentazione delle navi nelle fasi di attracco o di sormeggio. Vedete alcuni particolari nell'immagine di destra. E le caratteristiche del substrato stesso e degli spessori di sedimento coinvolti nella caratterizzazione. La rada di Augusta è diciamo, si trova molto diciamo, alle caratteristiche di un substrato molto irregolare che può essere di tipo roccioso o costituito da argille sovraconsolidate, che per noi diciamo, dal punto di vista di una caratterizzazione ambientale importante perché dà un limite diciamo, fisico a un'eventuale contaminazione verticale, però è importante conoscerne bene la distribuzione e come si è organizzato. Quindi è stato fatto uno studio di dettaglio proprio per cercare di capire l'andamento reale di questo substrato, chiaramente integrando i dati puntuali dei carotaggi con tutte le informazioni derivanti dai rilievi geofisici eseguiti per le attività di caratterizzazione, quindi dal subbottom piuttosto che il sescan sonar o il multibeam. E per diciamo, tutta l'area sono stati quindi definiti gli spessori reali di questo sedimento incoerente, che chiaramente andavano poi a diciamo, era un'informazione diciamo, utile per l'eventuale successiva gestione degli stessi. Caratterizzazione granotessiturale dei sedimenti chiaramente è un aspetto fondamentale per poterla poi collegare agli eventuali inquinanti presenti all'interno degli stessi. Si tratta di sedimenti prevalentemente argillosiltosi, omogenei più o meno in tutta l'area, ad eccezione delle zone più costiere o in prossimità delle dighe foranee dove ci sono degli accumuli di sedimento più grossolano. Quello che vedete nelle carte sono degli strati di ogni 25 cm per 2 metri diciamo, di sedimento caratterizzato. Quindi vedete che passando da quella in alto a sinistra, dove diciamo, è il primo livello più superficiale, si arriva a quella in basso a destra, dove chiaramente buona parte
dell'area della rada è interessata da substrato affiorante piuttosto che da sedimento incoerente. Questo è stato, diciamo, un risultato complessivo di quella che è la caratterizzazione chimica. Qui sono, diciamo, rappresentate globalmente tutti i risultati chimici. E quello che, diciamo, è evidente, sia dai numeri, che lo potete vedere più facilmente dalle carte, è una forte contaminazione da mercurio, piombo e rame per quanto riguarda i metalli, idrocarburi pesanti, PCB, HCB e diossine, sedimenti molto più, diciamo, contaminati nel primo metro di spessore, per poi dopo diminuire, anche se presenti, diciamo, in alcuni punti anche oltre il metro. Questo, diciamo, da caratterizzazione normale. Per quanto riguarda il discorso dei carotaggi in continuo, chiaramente era un'attività che non si poteva fare su tutte le carote, quindi sono state immaginate, alla luce dei risultati e delle caratteristiche granulometriche, dei punti che potessero essere rappresentativi di aree con caratteristiche diverse, su cui sono state fatte chiaramente le analisi granulometriche lungo, diciamo, immaginate proprio analisi continue per tutti i 2 metri di spessore. E chiaramente lo studio delle caratteristiche chimiche. Qua ci sono 2 esempi che sono abbastanza semplificativi, che sono relativi al mercurio, i grafici in alto, e ai PCB, quelli in basso, che poi sono i parametri su cui abbiamo approfondito di più e vedrete dopo perché, e dove sostanzialmente si vedono proprio i primi 50 cm fortemente contaminati. Nel settore più meridionale abbiamo addirittura 60-70 ppm di mercurio, e intorno ai 12-20 per quanto riguarda i PCB. Quello che chiaramente, studiando i diversi profili e mettendo insieme i diversi grafici, è apparso molto evidente è una contaminazione che diminuisce in termini di entità e di spessore coinvolto per questi parametri, spostandosi da sud verso nord, e ai quali sono associati, oltre che il mercurio e i PCB, anche il bario e l'HCB. Questo, diciamo, ha fatto ipotizzare una potenziale, diciamo, sorgente di contaminazione principale nel settore meridionale, che poi è stato quello anche dove si è riscontrata la massima contaminazione, e un incremento abbastanza significativo degli spessori più superficiali per tutti i parametri, a testimonianza probabilmente di un trasporto di questi sedimenti verso il settore settentrionale. Un comportamento completamente differente ce l'abbiamo per il piombo, che invece ha concentrazioni più elevate nel settore settentrionale e probabilmente legato a, diciamo, al polo militare e al porto commerciale. E invece, diciamo, un esempio, diciamo, di distribuzione non particolare per quanto riguarda il rame. Per quanto riguarda i PCB, un aspetto che è stato approfondito proprio alla luce dei risultati è stata quella della presenza di PCB 209 rispetto alla sommatoria dei PCB, che è un cogenere che è generalmente assente dalle miscele commerciali e per questo usato come standard interno nella determinazione analitica, che invece, diciamo, rispetto alla sommatoria totale risulta presente in tutti i campioni della rada per l'80% della sommatoria dei PCB. Questo è un qualcosa su cui stiamo continuando ad approfondire, ma che è stato associato ai diversi prodotti che, insieme al mercurio, al PCB, al bario e agli HCB, possono essere ascritti ai prodotti derivanti dall'attività del clorosoda che esisteva in passato e che in qualche modo però, diciamo, sono stati registrati dai sedimenti. La conferma all'ipotesi, diciamo, di queste concentrazioni derivanti dal clorosoda l'abbiamo anche chiaramente confermati con, diciamo, una verifica dei tassi sedimentari, utilizzando, diciamo, sia gli eventi storici noti che poi facendo delle datazioni specifiche, e che ci hanno poi aiutato proprio a confinare, diciamo, la presenza di questi particolari contaminanti proprio nel periodo di principale attività dell'impianto. Per quanto riguarda gli indicatori ambientali, è un'attività di ricerca che è andata, diciamo, parallela e che, diciamo,
vuole, diciamo, sperimentare una metodologia differente con dei tempi di realizzazione molto più brevi rispetto a una caratterizzazione standard e che consenta chiaramente di dare uno screening di quelle che sono le risposte degli organismi a una situazione, diciamo, molto compromessa come il caso della rada di Augusta. In questo caso, diciamo, è stato interessante notare come la maggior parte delle specie trovate sia influenzata dalle caratteristiche chiaramente granulometriche, ma quanto ci sia una correlazione diretta con i principali contaminanti che noi abbiamo trovato, quindi mercurio e PCB, che ne, diciamo, influenzano le associazioni di questi organismi, sono degli organismi, diciamo, microscopici che vivono nel sedimento e che rispondono, diciamo, in termini di variazione di densità di associazione piuttosto che di caratteristiche del guscio, dimensioni del guscio agli effetti antropici e che quindi ci hanno consentito di individuarli come proprio indicatori di questo tipo di contaminazione. Un'altra cosa, diciamo, particolare che è stata, diciamo, molto interessante riscontrare è stato come questo tipo di organismi, diciamo, ad eccezione di un unico livello dove comunque parliamo di 800 ppm di mercurio, quindi non è una, diciamo, una condizione naturale facilmente trovabile, e oltre 25 di PCB, che è l'unico, diciamo, livello in cui abbiamo trovato la carota completamente sterile, senza un organismo, ma contestualmente abbiamo trovato delle sferule di origine industriale, probabilmente associabili all'impianto clorosoda sempre. Tutto il resto della carota è comunque caratterizzata da organismi che riescono a vivere chiaramente con modifiche in termini di caratteristiche del guscio piuttosto che di taglia, ma che piano piano, diciamo, tendono ad un miglioramento e in corrispondenza chiaramente della diminuzione delle concentrazioni che abbiamo trovato nei sedimenti. Uno degli ultimi aspetti è relativo all'indagine sugli organismi, anche questo, diciamo, studiato più volte negli ultimi 10 anni con lo studio dei mitili in termini di terapie piantate naturali e di campagne di pesca studiando, diciamo, specie a livelli diversi della catena trofica, su cui chiaramente sono state associate analisi chimiche e in particolare i biomarker. Una rapida, diciamo, carrellata sui risultati per quanto riguarda i pesci, si vede, diciamo, un biaccumulo legato chiaramente al mercurio che abbiamo scoperto, diciamo, essere il contaminante più importante e nel 2003 con una diminuzione per quanto riguarda il fegato e però, diciamo, un aumento negli ultimi anni. Questo, diciamo, quello del fegato è una prova di una contaminazione ancora, diciamo, presente, quindi un qualcosa che è ancora, diciamo, abbastanza efficace. E la stessa, diciamo, risultati analoghi per quanto riguarda i biomarker. E per quanto riguarda invece il biaccumulo nei mitili, si vede chiaramente anche qui, diciamo, concentrazioni molto di biaccumulo molto più elevate per quanto riguarda i primi anni, con una diminuzione negli anni seguenti e un, diciamo, riaumento nell'ultimo periodo. La stessa, diciamo, comportamenti analoghi per quanto riguarda i biomarker. Ultimo aspetto, così poi, diciamo, chiudiamo, era legato alla modellistica, perché abbiamo studiato, diciamo, abbiamo cercato di creare un modello che rispondesse a quelle che sono le caratteristiche reali di circolazione idrodinamica della rada e dell'area immediatamente antistante, con, diciamo, particolare attenzione alle zone, diciamo, alle bocche di entrata e di uscita, per cercare di capire, diciamo, in funzione di mobilizzazione del sedimento, comunque eventuale trasporto, come questo interagisca con l'ambiente esterno, specialmente per quanto riguarda le zone che sono risultate più contaminate. Per far questo, chiaramente, diciamo, è stato tutto inserito in un modello, raccogliendo dati mareografici, anemometrici, tutto quello che serve, e con, diciamo, ipotizzando anche scenari di attività di dragaggio, quindi per cercare di capire, chiaramente ipotizzando due differenti geometrie e modalità di lavorazione e rilascio, quindi meccanica e idraulica, come eventuali plume di torbida possano interagire con l'ambiente circostante. Molte di queste attività di cui vi ho parlato molto velocemente sono finite su pubblicazioni scientifiche, per noi è importante perché è un modo, diciamo, di consolidare, diciamo, le procedure o le metodologie che abbiamo adottato, quindi cercare un riscontro, diciamo,
nel campo scientifico di quello che è stato fatto. Per molte di queste cose erano innovative, quindi diciamo è un qualcosa su cui abbiamo fatto esperienza col passare degli anni. Alcune diciamo non solo si sono dimostrate utili non solo a carattere locale ma anche a carattere di bacino del Mediterraneo. E diciamo quello che più o meno abbiamo visto come esperienza in tutto questo, diciamo, in tutta questa raccolta di tutti questi studi è come diciamo mettere insieme delle metodologie che siano standardizzate o che possano essere applicabili alla fascia costiera con diciamo condizioni simili o comunque per cui diciamo possano essere usate da tutti nello stesso modo può essere di aiuto sia al sistema nazionale che a tutti diciamo, i soggetti a vario titolo interessati dall'argomento. Su alcuni di questi, se non sbaglio, il sistema nazionale si sta già attivando con delle linee guida in termini di definizione dei valori di fondo piuttosto che per le, diciamo, le attività di campionamento e analisi, quindi sono tutte cose in cui riuscendo ad interagire diciamo, tra le agenzie e tra gli altri diciamo, enti scientifici penso si possa arrivare a un qualcosa che possa essere utile proprio a tutto il territorio. Sì, grazie. Mi invento il protocollo adesso perché non avevo pensato come agire, però se c'è qualche domanda specifica sulla presentazione di oggi io la consenterei, quindi se qualcuno ha delle richieste direi che sì. E adesso allora accolgo la prima e credo che daremo un contingente molto limitato in modo tale da passare successivamente alla fine. Prego per la domanda. Buongiorno, sono Patrizia Giovinazzi da Campania. La movimentazione dei sedimenti, come lei pensa, è uno dei nostri grossi problemi. Ora mi domando, dopo anni che stiamo cercando di capire diciamo, le metodologie anche più pratiche per risolvere il problema, questi studi che sono fondamentali in un'area portuale che è sicuramente un'area contaminata e dalla quale sicuramente dobbiamo togliere i sedimenti perché costruiscono il porto non si può fermare, è necessario fare un approfondimento così particolareggiato e non piuttosto cercare di fare una caratterizzazione e quindi trovare l'allocazione velocemente di questi sedimenti. È un problema che ci pressa allora, spesso. Se come immagino stiamo parlando del porto di Napoli, senza fare nomi, e diciamo molte di queste informazioni che noi abbiamo fatto, diciamo, di cui noi abbiamo parlato per la Rada di Augusta, per quello che è diciamo mia informazione, sono diciamo, già a disposizione in termini di banche date, di caratterizzazioni, di modellistica anche dell'interno del porto di diverse autorità portuali e o di istituti di ricerca, quindi diciamo, molto potrebbe essere di aiuto fare intanto una raccolta di quello che ci sta a disposizione. Poi chiaramente diciamo, su casi specifici in cui comunque la contaminazione è molto diciamo, è significativa o comunque può determinare diciamo, un problema sull'ambiente circostante, chiaramente diciamo, studiare quelli che possono essere gli effetti e capire quale possa essere diciamo, l'approccio migliore, magari può diciamo, rendere necessario un approfondimento per alcune cose rispetto che magari a rifare tutte diciamo, il set di studi che noi magari abbiamo fatto in questo caso specifico. Se posso chiedere, in realtà l'utilizzo di cassa di colmata non è una cosa in più, diciamo, sarebbe più semplice fare un dumping? Allora, chiedo scusa, intervengo perché ovviamente sono moderatore. Credo che la domanda sia una domanda bomba. Io non la dimentico, me la sono già segnata e ne parliamo alla fine perché credo che la discussione verta soprattutto sul pragmatismo delle operazioni, più che tanto, quindi ho colto, non dico la provocazione, ma la giusta osservazione perché è pragmatico il problema, non lo nascondo sotto la sabbia o il fango, ma lo teniamo buono come primo argomento di discussione alla fine della presentazione, quindi scusatemi, proprio per pensavo ci fosse qualche domanda diciamo, più specificatamente indicata alla presentazione sulla Rada di Augusta, a questo punto con la promessa veramente giuro in giurello di discutere alla fine, però invito, scusatemi, c'è una seconda domanda, sì. Buongiorno. Sulla loro distribuzione verticale delle carote, avete associato le
parti esterni, insomma, ben capito, a situazioni particolarmente impattate, diciamo, dagli eventi industriali. Sì. Mi chiedevo se e come avete poi interpolato questi dati con punti di bianco. Cioè, fuori dalla rata ci sono stati fatti dei campionamenti in cui questo tipo di distribuzione verticale nelle carote dimostrano andamenti un po' diversi, diciamo, per quanto riguarda la distribuzione foraminiferi all'interno dei sedimenti. Allora, per quanto riguarda il discorso delle associazioni a foraminiferi, sono molto, diciamo, sono dettate dall'ambiente in cui vivono, quindi chiaramente non, diciamo, è stato sufficiente fare, diciamo, studi in altri siti all'interno della rata d'Augusta che in qualche modo risentono delle stesse caratteristiche di sedimentazione e di apporto, piuttosto che andare a cercare un'area esterna che ha caratteristiche stesse idrodinamiche e di sedimentazione completamente differente. Quindi abbiamo chiaramente studiato altri siti con impatti di contaminazione completamente diversi, in cui comunque non arriva l'impatto industriale che abbiamo nell'area meridionale. Abbiamo integrato queste informazioni con le associazioni solo viventi, quindi quelle che, diciamo, possiamo trovare ad oggi presenti su tutta la rata d'Augusta, con una, diciamo, un campionamento abbastanza dettagliato per avere un quadro molto completo di quella che cos'è. E l'unica, diciamo, cosa importante è stata associare la distribuzione di queste associazioni, anche da un punto di vista chiaramente statistico, con le caratteristiche chimiche, chiaramente non solo legate ai parametri che vi ho fatto vedere, diciamo, per semplicità, sono risultati essere quelli più significativi, ma con tutti i parametri per cercare di, diciamo, associarli a un'evoluzione temporale. Questo poi è stato messo insieme con le datazioni per cercare poi di ricostruire il tutto per avere un quadro dettagliato di tutto il, diciamo, la risposta delle associazioni in termini di inquinamento, perché poi sono cambiate anche nel corso del tempo in funzione anche di altre variazioni che sono intercorse, che poi forse qua per, diciamo, sintesi non sono riuscita a presentare tutto, però ci sono diverse pubblicazioni, se vuoi, diciamo, sono riportate in bibliografia. Ok, bene, invito adesso collega Ungaro a discutere e a presentare il modello concettuale del Mar Piccolo finalizzato alla bonifica messa in sicurezza del bacino.